però noi siamo orgogliosi e ci sono occupate sempre persone molto impegnate su questo fronte. A me lettera c'è lo tocco che questa mattina dall'altro presidente e che è sempre molto in prima linea su questi temi. Per chi fa una raccolta simile a quella che una volta era la raccolta delle imposte, perché poi devono, certamente i concessionari devono versare, visto che il preu lo raccolgono allo Stato, e allora devono avere perlomeno la sede legale d'Italia, in modo da poter perseguire con certezza e non in paradisi fiscali o altrove, questo ci sembra, e quindi questo farlo prima della concessione. Prima che venga data la concessione bisogna conoscere dove sono queste società. Non faccio riferimento a fatti di cronaca, ma insomma basta leggere i giornali in questi giorni. L'altra è che bisogna chiarire in maniera abbastanza precisa a questo punto che ci deve essere una incompatibilità fra cariche politiche amministrative e membri di società che possono accedere alla concessione di questi giochi. Sarebbe strano che in un paese in cui si fa una normativa, chi fa quella normativa e vota legge, fare leggi o nel governo o nel Parlamento, poi possa con società in qualche modo di propria pertinenza gestire questo gioco. Quindi faccio riferimento solo a queste due questioni per dire che una trasparenza molto forte e qui tutte quante le altre cose, una trasparenza di una banca dati della la struttura centralizzata, la possibilità di centralizzare e automatizzare quanto più possibile il gioco, eliminando quanto più è possibile il contante dal gioco, perché questo è l'elemento che poi ci dà maggiore certezza. Noi sappiamo che la fiscalità di vantaggio è indispensabile nelle fasi di lancio, sappiamo che il settore del gioco ha avuto sicuramente bisogno di questo tipo di fiscalità per anche uno sviluppo. Noi puntiamo ad una abolizione, fermo restando che, come già è stato detto per quanto riguarda per esempio l'introduzione del gioco, delle giocate digitali, chiaramente nel caso in cui si dovessero riscontrare per motivi di sicurezza eventuali abortamenti dovuti al rinnovamento del parco del gioco, è anche possibile un'eventuale introduzione. Però il senso è quello di abolire la fiscalità di vantaggio come condizione di partenza, ecco, dell'intero comparto, anche perché sappiamo che ormai in realtà il mercato ha già raggiunto un certo tipo di maturità, ci hanno detto gli stessi imprenditori. Per quanto riguarda le coma 6B, dette videolotteries, se noi le vediamo in giro come videolotteries, il funzionamento tecnico è tale per cui i concessionari acquisiscono delle informazioni molto importanti anche in termini di marketing, assolutamente strategici e legittimi. Noi proponiamo una ulteriore maggiore trasparenza in tempo reale per SOGEI ovviamente e la Guardia di Finanza, che sappiamo collabora in modo specifico quotidianamente con il nostro SOGEI, come spede l'agenzia l'organizzazione che gestisce dati per conto dell'agenzia di nuovo. In particolare il sesto comitato da me presieduto ha affrontato dallo scorso anno l'analisi del problema gioco-criminalità, pervenendo dopo una serie di audizioni ad un documento che poi, approvato all'unanimità in Commissione Antimafia, che siamo riusciti a portare in assemblea plenaria al Senato, facendolo approvare all'unanimità con un impegno da parte del Governo per il recepimento delle nostre conclusioni. Le valutazioni che farò sono, come dire, scevre da ogni tipo di valutazione di carattere politico-istituzionale. Se volete potrei aggiungere poi qualcosa a livello personale come cittadino, però insomma questo lo dirò o si farà, o lo farà capire. Siamo d'accordo con i monopoli che non appena sarà possibile distribuire delle apparecchiature che consentono di fare una rilevazione diretta sugli congegni elettronici per
individuare il reale volume delle giocate che è stato alterato attraverso la manomissione di circuiti, questo consentirà di svolgere un'azione ancora più efficace. Per quanto riguarda invece la seconda tipologia di interventi, che riguarda la dimensione completamente illecita, quindi coloro che offrono gioco attraverso congegni vietati o completamente illegali, dimensione che naturalmente ancora esiste, la scelta degli obiettivi dell'attività ispettiva trova fondamento in una dimensione più tradizionale di un corpo di polizia che agisce attraverso indicatori che gli provengono dall'attività di controllo del territorio e dall'attività di intelligence. Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, è certamente di grande ausilio l'esperienza maturata nel settore della lotta all'evasione, alle frodi fiscali e alla criminalità organizzata, poiché il gioco, si è già detto ma occorre ricordarlo, ha una dimensione trasversale, nel senso che lede diverse forme di interesse. Quando a partire dal 2003 il comparto dei giochi è completamente cambiato grazie a queste nuove modifiche legislative, a tutto ciò che ne è derivato. Tutto ciò ha fatto in modo che la criminalità organizzata si concentrasse sui settori più lucrosi del gioco. Abbiamo sentito oggi che circa il 60% dell'intera raccolta è assorbita dalle macchinette, new slot e videolotteri. E quindi è proprio su questo settore che si sta concentrando la criminalità organizzata. È un settore molto appetibile perché tutto sommato dà grossi guadagni. Abbiamo sentito il dottor Ferrara che ci ha spiegato che anche se si lavorasse nel lecito, gli introiti sono rilevanti. Figuratevi quando poi si lavora a sporco, cioè senza pagare le tasse sostanzialmente. In secondo luogo è una fonte di riciclaggio non indifferente, e questo lo è sempre stato. E in terzo luogo le sanzioni a cui si va incontro sono tutto sommato modeste.